in questo nuovo video tutorial in collaborazione con la di agostini voglio presentarvi questa nuova uh, collana dedicata interamente agli amigurumi uh, abbiamo uh, una scheda uh, per poterli uh, realizzare abbiamo uh, mh, nel, sempre nel fascicolo possiamo trovare come lavorare gli accessori per gli amigurumi, e poi alla fine abbiamo anche una scheda tecnica. La scheda tecnica uh, serve appunto per iniziare ad imparare le prime uh, tecniche uh, dell'uncinetto. Uh, questo uh, magazine viene venduto solamente online. Nella prima uscita abbiamo il, uh, riceveremo i primi due kit: quello per realizzare il coniglio e quello per realizzare le civette. Inoltre uh, riceveremo tutto l'occorrente per la lavorazione, i filati che sono utilizzati sono della DMC, quindi un marchio internazionale sicuro e un 100% cotone, molto morbido al tatto e, ed eccolo qui realizzato il primo amigurumi, è realmente bellissimo, morbido, lo potete utilizzare uh, anche per far giocare uh, i bambini. Uh, come vi dicevo, uh, questi magazine uh, sono solo online quindi Nel box informazioni vi metterò il link per contattare il sito ufficiale della, di Agostini. Loro vi daranno tutte le delucidazioni. Uh, quindi, uh, e poi, man mano ecco che si andrà avanti con l'abbonamento, uh, si riceveranno veramente dei regali molto molto carini, molto molto utili. Uh, quindi, cosa dirvi andiamo a vedere come uh, si realizza. Io vi farò vedere dei, dei piccoli passaggi per poterlo realizzare e mi raccomando, cliccate anche solo per, per curiosità. Informatevi, è bello. E, e quindi ci vediamo alla fine del tutorial. Allora, con il filato bianco. Iniziamo la lavorazione della testa. Mi raccomando di procurarvi anche un po' di ovatta sintetica. Allora, il primo giro mi dice di avviare due catenelle e nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, devo lavorare 6 maglie basse. Io, come sta scritto anche dietro al fascicolo, preferisco lavorare con l'anello magico, cioè avvolgo il filo due volte in questo modo. E al suo interno mi vado a lavorare 6 maglie basse. Quindi inserisco l'uncinetto, lo estraggo, mi lavoro una catenella che è la prima maglia bassa, e ne vado a lavorare altri 5 quindi 2-3-4 e 5. Tiro leggermente il filo così ho ben stretto. Adesso nel secondo giro mi dice di eseguire un aumento in ogni maglia del giro precedente, cioè in ogni maglia bassa io ne devo lavorare due. Quindi senza chiudere il giro perché gli amigurumi, per chi lo sa già è... e per chi non lo sapesse, dobbiamo sempre lavorare in giri concentrici, quindi senza chiudere il giro, quindi vado nella prima maglia bassa e ne lavoro due, quindi una e due. Poi vado nella seconda maglia bassa e ne lavoro altri due e così sino a terminare il giro poi mi raccomando eh, iniziate a segnare eh, l'inizio del giro o con un uh, marcapunti o con uh, uno spillo o se volete con un cotone uh, di colore diverso quindi poi proseguiamo con la lavorazione vedete vi spiega tutti i giri come procedere, vi dice delle diminuzioni, degli aumenti e così via. Questo è per la testa, poi c'è la lavorazione del corpo molto semplice, e poi via via si sussegue con la lavorazione delle orecchie, delle braccia, delle zampette, sino poi ad assemblare. Il, il tutto, naturalmente, eh, vedete che c'è scritto anche come confezionare, ricamare e rifinire il coniglietto, come mettere gli occhietti di sicurezza, come con il rosa fare il nasino e la boccuccia, e così via. Eh, cosa dire? Eh, è veramente molto, molto bello perché, poi, come vi spiegavo dietro, vi spiega come aumentare le maglie come cambiare filo come diminuire e poi nelle prossime uscite troveremo altri soggetti veramente molto carini come potete vedere io sono andata avanti nella lavorazione e ho raggiunto il quattordicesimo giro adesso leggendo sotto mi dice di eh, posizionare gli occhietti fra il dodicesimo e il tredicesimo giro cercando di centrarli e distanziarli L'uno dall'altro con 10 maglie basse. Quindi, prima di continuare la lavorazione, visto che mi trovo al quattordicesimo giro, giro il lavoro, posiziono un occhietto dove mi capita. Quindi, se mi trovo al quattordicesimo giro, questo è il tredicesimo e questo è il dodicesimo. Quindi, scelgo di posizionarlo al tredicesimo giro, lo inserisco qui in una maglia bassa qualsiasi. Facendo un po' di pressione, vi faccio vedere in questo modo come si inseriscono. Metto il tappo di sicurezza dietro e lo spingo. È un po' duro, ma serve appunto per non far saccare facilmente l'occhietto. Ecco qui l'ho inserito adesso mi vado a contare le 10 maglie basse per posizionare l'altro occhietto quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 lo vado a posizionare nella decima maglia bassa del tredicesimo giro inserisco l'altro occhietto metto la chiusura di sicurezza in questo modo e procedo adesso con la seguente, cioè con la successiva lavorazione. Già mi sono posizionata gli occhietti così sto tranquilla ed ecco terminata la testa del nostro coniglietto. Adesso procediamo con lavorare le restanti parti, e poi vediamo come cucirlo. Naturalmente, seguendo le spiegazioni molto dettagliate e veramente preziose della nostra rivista. Ho iniziato, come potete vedere, a lavorare la, la parte del corpo e sono arrivata al punto dove dice che eh, nell'undicesimo giro io debba cambiare il colore. Adesso vi faccio vedere come fare. Quindi devo iniziare l'undicesimo giro. Ho il bianco sull'uncinetto, prendo il verde, lo mantengo sotto così come se stessi lavorando inserisco l'uncinetto nella prima maglia bassa dell'undicesimo giro estraggo il filo e lavoro la maglia bassa normalmente poi stacco il colore quindi in questo caso il bianco faccio un nodino e mi fermo i fili modo semplicissimo ecco qui e adesso continuo con la lavorazione dell'altro cotone senza aver paura che mi scappino le maglie e procedo così ecco qui per l'undicesimo giro e poi continuo come potete vedere la lavorazione quindi dopo l'undicesimo giro, dal dodicesimo giro vado ad effettuare le diminuzioni. Ho terminato di lavorare anche la parte inferiore, quindi il corpo del nostro coniglio e mi sono avvantaggiata nel farvi vedere la lavorazione delle braccia, eccole qui, delle due orecchie e delle nostre gambette. Adesso andiamo col cucire tutte le, le parti del, del coniglio, ricamiamo il nasino e la bocca e poi vediamo il nostro risultato finale.